Seconda condanna per Edson Tavares nel giro di pochi giorni. Dopo i 10 anni inflitti a Capoverdiano per l'aggressione con acido ai danni della riminese Jessica Notaro, oggi Tavares è stato condannato ad ulteriori 8 anni per lo stalking nei confronti della riminese, per le minacce nei confronti degli ex colleghi di lavoro del delfinario di Rimini, per le minacce nei confronti di un pubblico ufficiale della ASL e per maltrattamento di animale. Dunque è stato ritenuto responsabile in primo grado di tutti i capi di imputazione, dispositivo di sentenza che prevede anche la sospensione della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena, l'interdizione dai pubblici uffici, l'espulsione dal paese dopo la pena e la confisca dell'animale. Non è invece previsto alcun risarcimento per il comune di Rimini né per la regione Emilia-Romagna che si erano costituiti parte civile. La difesa fa sapere che ricorrerà in appello e che ritiene ingiusta questa sentenza. Da Rimini è tutto, a voi la linea.